Yeah. Yeah. Yo, yo, Yeah. Chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit. Baby, baby. Sono tornato, ragazzi. Che vi devo dire? Il Mac non va mai via, non va mai via per sempre. Lo so, ho tanto da farmi perdonare. Vi ho lasciato in mano di gente come Pita, in mano di gente come il Doc, in mano a gente, ho butto anche lui, come Fra. L'unico che si è salvato, grandissimo fratellino Paesiello, che vi ha tenuto compagnia con le sue tanto decantati video sulle legioni, infatti, fratellino mio, ti adoro. Ragazzi, ho tanto da farmi perdonare, ma il Mac è tornato. Dopo, vi dico, io, come sapete, nella guida mi hanno detto non puoi dire che cosa hai fatto in questa assenza, ma io in realtà... io posso dire quello che voglio, non ho firmato nulla, la liberatoria la straccio, così ci faccio coriandoli. Ho intrapreso un percorso di meditazione e basato su un'introspezione, su approfondire quella che è sempre stata la mia caratteristica principale, ovvero la mia grandissima umiltà. E devo dire che il percorso è andato benissimo e sono riuscito a diventare ancora più umile di quello che sono, quindi non so più a che livello arriverò, però si è tutto concluso in maniera ottimale, quindi possiamo continuare e anzi andare a concludere con un paio di video ancora, se non sbaglio, la nostra serie su come imparare a giocare al Signore degli Anelli. Questo sarà un video speciale, perché a parte perché il video del ritorno del Mac sia lo del Mac, perché parleremo dei poteri magici. Chi è già avvezzo al mondo del Signore degli Anelli, in generale, non sto parlando del gioco e basta, sa che è un mondo in cui la magia esiste, ma non è la magia di Dungeons and Dragons, quindi non ci sono palle di fuoco, tornadi di lame, muri di ghiaccio che si alzano e diventano dei draghi bianchi o cose di questo tipo. La magia è molto ben dosata e questa cosa la rivediamo anche nel gioco. Non aspettatevi poteri magici incredibili, la maggior parte dei poteri magici che vale la pena, secondo me, a mio avviso, di persona che non sa assolutamente giocare a nulla, sono quelli di supporto e che danno bonus, che incrementano statistiche, che insomma servono più da supporto che da danno. Ci sono anche incantesimi di danno, però a mio parere è una magia proprio bella da vedere sul campo, perché ti fa ragionare. Non è il tiro 40 dadi e vediamo, al 4 più ti faccio una mortale, boom, tiri e vedi che cosa viene fuori. C'è riferimenti ad House, anche se in realtà io qua ho una vetrinetta con 4 quintali di roba di House, però vabbè, facciamo la polemica, che alla gente piace la polemica, il video polemica. Posso dire una cosa scomoda e poi vai giù. Allora, i poteri magici. Le regole alla base dei poteri magici non sono complesse, sono molto semplici. Innanzitutto, come faccio a capire se un personaggio o se un'unità può lanciare un potere magico? C'è scritto sulla scheda. La famosa scheda dell'unità ci dice non solo se quell'unità può lanciare un potere magico, ma che potere magico può lanciare, perché sul manuale troverete, e qua adesso faccio proprio il pezzo vita vera, vita reale,
Beccatillo. Questo è il manuale. Come potete vedere, qua c'è una lista di poteri magici. Voi se prendete il manuale e non fate i monelli, una volta acquistato il manuale, troverete appunto questo elenco di poteri magici che sono poteri magici generici. Poi non tutti possono lanciare tutto, ma sulla scheda del personaggio potrete trovare, non lo so, che quel personaggio può lanciare Enchanted Blades ed Enrage Beast. Non tutti possono lanciare tutto, ma solo alcuni poteri. Di solito sono a tema, per esempio un incantatore che è molto più in un ruolo bellico potrebbe avere accesso solamente a, per esempio, appunto Enchanted Blades, perché è un potere magico che aumenta il potenziale offensivo delle armi di chi gli sta vicino. Oltre a questo, potenzialmente personaggi molto forti o molto particolari potrebbero avere dei poteri magici proprio che sono solo sulla loro scheda. E in quel caso è molto semplice, lo vedete sulla scheda. Il potere magico, quindi come potete vedere, già avete un'ottima idea se prendete il manuale di quelli che sono principalmente quelli più utilizzati. I personaggi più particolari, ripeto, hanno dei poteri che anche lì non sono valanga di fuoco, ma sono anche ben. Hanno anche a che fare con lo scenario, gli scenici, sono molto, molto carini. Chi può castare? Abbiamo visto. Quando può castare? Userò il neologismo castare, ma lo odio, ma mio malgrado lo userò. Chi può lanciare incantesimi? L'abbiamo visto. Quando li può lanciare? Allora, se ne può lanciare solo uno nella fase di movimento. All'inizio, durante, alla fine, non è importante, ma deve essere fatto nella fase di movimento. Molto importante, ricordatevi che modelli ingaggiati in combattimento non possono lanciare incantesimi, ma i modelli ingaggiati in combattimento possono essere bersaglio di incantesimi. Ricordatevela così che è molto più semplice. Quindi quando sono ingaggiato non posso lanciarli io, ma possono lanciarmeli addosso a me. Che tipo di incantesimi possiamo trovare? Allora, sono incantesimi che possono andare a interessare un singolo modello, un ammontare di modelli in un'area oppure nessun modello. Questi sono principalmente i tre bersagli degli incantesimi del Signore degli Anelli. Andiamo a vedere quello che secondo me è più interessante per capire come lanciarli e come resistere, che è quando io lancio un incantesimo che ha un bersaglio singolo. Per esempio, se io lancio un incantesimo su un bersaglio, devo andare a fare un risultato superiore o uguale al valore di lancio di quell'incantesimo. Come posso fare a capire quali dadi devo tirare? Semplice. Per ogni punto di will, di volontà che io spendo, posso tirare un dado. Quindi, incantesimi che hanno un valore di lancio di 4, potenzialmente possiamo rischiare e spendere un solo punto will. Ricordatevi che quando decidete quanti punti will spendere, dovete essere accorti. Perché? Perché se un incantesimo ha un lancio di 7-8, ovviamente, a meno che non siamo finiti in un'altra dimensione, con un dado sarà difficile riuscire a farlo. Quindi cercate anche di capire se è un incantesimo che è vero, magari entra al 4, però ne avete un disperato bisogno e avete punti will a sufficienza. A quel punto, extrema ratio, prendete e usate due punti will per usare due dadi. Questo è quello che fa chi lancia l'incantesimo. Ma per esempio, chi lo riceve può resistere a questo incantesimo? Può annullarlo? Sì, sempre con lo stesso principio. Quindi, per ogni dado che voi andrete a tirare per andare a fare uguale o superiore al valore che è stato lanciato per lanciare quell'incantesimo, spenderete un punto di will. È uno scontro di punti di volontà. Io ne uso due, tiro due dadi, magari faccio sette. Magari tiro due dadi, faccio 10, a quel punto dall'altra parte io non so, devo resistere per forza, decido di spendere 3 punti will per avere 3 dadi. Chi resiste ha un piccolo bonus, perché? Perché ogni dado will che tirerete
tirato per resistere fa 6 naturale, ridà indietro un punto will, un punto volontà. Quindi chi resiste ha sempre un piccolo bonus in più. Questo per probabilmente dare modo alle persone più di resistere, cercare di non lasciare alla magia campo aperto e per muovere cose, distruggere, uccidere personaggi e cose di questo tipo. Quindi chi resiste ha sempre un piccolo vantaggio rispetto a chi sta lanciando un incantesimo, poi al netto di personaggi che hanno bonus o cose di questo tipo. Però di base ovviamente va da sé che se io non ho punti will, perché non ne ho, magari non sono un eroe, non posso resistere all'incantesimo. Un altro come dire, un'altra situazione in cui magari ho dei punti will ma non posso resistere all'incantesimo è quando ne subisco un effetto indiretto. Per esempio, un incantesimo di spinta che va a spingere un bersaglio e conseguentemente alla spinta di quel bersaglio spinge anche i modelli a lui adiacenti. I modelli a lui adiacenti non possono fare un tiro di will per resistere all'incantesimo, perché non ne sono il bersaglio diretto, sono solo il bersaglio indiretto di una conseguenza relativa a quell'incantesimo. Quindi anche in quel caso noi non possiamo tirare, non possiamo resistere. Un'ultima cosa da dire sugli incantesimi è quanto durano. Ci sono 3 durate: istantanea, quindi nel momento in cui viene lanciato si risolve; temporanea, ha un tempo di effetto che poi va a scadere; ad esaurimento, che secondo me sono quelle più interessanti perché rimangono attivi finché chi li ha lanciati ha abbastanza punti will, abbastanza punti volontà. C'è tutto scritto nell'incantesimo, però dovete immaginarvi come se stesse canalizzando qualcosa, quindi concentrato e utilizzando la sua volontà per tenere in piedi quell'incantesimo. Questa cosa è bella perché anche qui vi costringe sempre a fare un bilancio abbastanza accorto di quelli che sono i punti. Non solo il fatto che ogni singolo punto sia un dado, e già questo vi dà la possibilità di potenzialmente dire: no, io voglio essere sicuro, 3 punti will per tirare un incantesimo che ha un valore di 4, e se io lo tiro su qualcuno che non ha punti will praticamente entra in automatico, a meno che veramente, insomma, cioè, cose ne ho viste, però vi dà quell'idea. Però avete speso 3 punti will, quindi magari vi siete scoperti troppo. Nel momento in cui qualcun altro va a lanciarvi qualcosa addosso a voi, voi non avete più punti per resistere. È sempre questo, come dire, poi io non sono oggettivo, però è sempre questo bel gioco di testa che il gioco vi costringe a fare ogni volta. E soprattutto nel momento in cui fate qualcosa avete un risultato che è che vi dà l'idea che sia una conseguenza di quello che avete pensato voi, e non di tiro 40 dadi, ah vabbè, ho fatto 50 ferite, che culo. È diverso il meccanismo mentale. Qui avete proprio l'impressione che quello che fate, quello che decidete, come decidete di farlo, ha un diretto riscontro in gioco. Poi ovvio che, ragazzi, prendete 3 dadi per tirare un incantesimo che ha un valore 4, tirate 1-1-1, lì, cioè, probabilmente in quel caso è meglio che la sfortuna si sia scaricata lì, perché una sfortuna del genere voleva dire che se non si scaricava lì e uscivate dal negozio vi pigliavano sotto 4 macchine che si andavano a intersecare tra di loro pur di cercare di montarvi sopra. Quindi anche lì, magari se io lo vedo dico: ah, però magari quest'oggi riesco a tornare a casa intero. La magia del Signore degli Anelli, ripeto, è io la trovo una delle magie più intriganti fino ad ora che ho trovato in giochi di miniature. Per i poteri magici io vi rimando al manuale, prendete assolutamente il manuale, questo è un ulteriore motivo per prenderlo, perché avete circa 4 pagine di poteri magici e sono veramente belli da leggere, perché non sono 4 pagine di poteri magici più o meno uguali, sono molto diverse tra di loro. E detto questo, la puntata sui poteri magici
si conclude qui. La prossima puntata sarà abbastanza impegnativa perché parleremo delle regole speciali in generale. Quindi andremo a farci un bel elenco di quelle che sono le regole speciali principali del Signore degli Anelli. Quindi andremo a mettere anche un pochettino in ordine magari qualche dubbio che c'è stato nei video precedenti, quando magari dicevo il mantello elfico, queste regole speciali, le andremo a vedere nel video. E il video arriva perché il Mac è una garanzia. Se vi dice una roba, quella cosa lì arriva. Prima o poi arriva. Vabbè, io nomi non ne faccio, nomi non ne voglio fare perché poi siamo tutti all'interno della guida, siamo tutti una stessa famiglia, quindi secondo me i nomi in questo caso sono deleteri da fare, però mica come Pita, quindi comunque la puntata si conclude qui, io sono felicissimo di essere tornato a gestire un attimo questa sequenza di video, scusate ragazzi per la mia assenza. E sarò sempre più a cannone. Poi adesso figuriamoci che esce Horus Heresy. Vabbè, sto male, non mangerò per giorni, per mesi. E come al solito, commenti, commenti, commenti. Fatemi sapere se questa serie di video vi sta aiutando, a chi li state facendo vedere. Se le persone vi dicono: "Ah, oh, ma quello, ah sì, quel mezzo pelato che parla strano." Fa niente, voi ditemelo lo stesso perché a me fa piacere. E ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao, ciao a tutti. E grazie come sempre. Fidatevi del Mac. 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 Voi quindi andate sul manuale, ve li andate a vedere e vedete quali sono questi. La maglietta un po'. Vedi, cioè non sono mai alla moda e quindi ogni volta mi vesto come se fosse arrivato un tornado in casa. Questa non la taglio, eh. Questa non la taglio. Potrei tagliarla, ma non la taglio.